Pick me up and let me down. Hold me when I'm sad. Take my eyes to look around. Take my ears to listen to the stars. This is what you are. Cosa abbiamo degustato e cosa stiamo per degustare? Allora, dicevo già prima, noi abbiamo l'orto alle nostre spalle e quindi dall'orto abbiamo già degustato un melone appena raccolto, dei fagiolini, dei pomodori, quindi i profumi, gli odori. L'orto è una cosa grande, non è una cosa piccola, anche perché è bello grande il nostro orto che abbiamo alle nostre spalle. Quindi da lì attingiamo e abbiamo veramente un bel da fare e continuiamo anche con naturalmente anche il pomodoro, la salsa, i sughi delle butterfly che abbiamo mangiato, delle farfalle. Era un pomodoro appena raccolto, cotto al momento, tolto i semi, spellato, quindi un bel concasse di pomodoro fatto bene. Il basilico del nostro orto. Quindi io direi l'orto, lo dedichiamo un po' all'orto questa serata, perché dall'orto, con l'orto ci si può convivere. Deborah, che cosa accade quando tu scrivi una poesia? Che cosa ti arriva? Che cosa senti? Un languore, un pizzicorio? La tua anima cosa percepisce? È uno sconvolgimento non indifferente, perché dipende da quello che mi colpisce e quindi cerco di esprimere quello che vorrei trasmettere con le parole, con i versi. Vorrei chiedere a Deborah un'altra domanda: di cosa sa una poesia? E qual è il sapore della poesia, bella, secondo te? Bella questa. Bisogna vedere che cosa viene percepito dal lettore, secondo me, perché l'artista può esprimere quello che vorrebbe venisse percepito, però poi sta alla sensibilità del lettore riuscire a cogliere veramente l'essenza. Aggirandomi tra i gazebi ho visto i quadri di Sara K e sono dei micro quadri, dei micro mondi. Come nasce invece per una pittrice l'ispirazione, Sara? Per me, al contrario di mia sorella, il modo in cui mi posso esprimere, e sento sin da piccolina questa inclinazione, è attraverso i colori, attraverso il disegno. E in particolare io diciamo, mi dedico ad una pittura non astratta, quindi in cui creo delle immagini e quindi diciamo che prediligo questa forma di espressione attraverso l'uso dei colori. Abbiamo chiesto a Deborah qual era il sapore della poesia. Vorrei chiedere a te qual è il profumo del colore di un quadro. Questa è una bella domanda. È molto difficile rispondere. Diciamo che amo in particolare dipingere il mare, quindi potrei dire il profumo della salsedine, del mare.